con Giovanni Vernia. Ciao Giovanni, ciao. Benvenuto su SMS News Quotidiano. Ciao. Siamo qui per la presentazione della nuova stagione di Jalappa Show, dove ti vedremo in due personaggi, sì. Uno è Sinner e l'altro sì, è Corona. Cosa ci puoi anticipare? Allora, cosa vi posso anticipare? Che insomma, Sinner nasce da un... Sinner è l'uomo perfetto. Mm? Quindi sono fortemente a disagio a prendere per il culo l'unico buono che abbiamo in Italia. Cioè, in Italia un personaggio che ci rende orgogliosi di tutto il mondo c'era e l'ho preso io. Però col massimo rispetto, nel senso che io quando prendo un personaggio e ne faccio la parodia, sotto sotto lo amo. Amo il tennis, ho sempre seguito il tennis, ho sempre seguito con ammirazione le gesta di Sinner, e però mi ha colpito la dicotomia che c'è fra il suo essere così a suo agio quando ha una racchetta in mano in mezzo alle righe del campo e invece il suo essere a disagio nelle pubblicità, e ne ha tante da fare pubblicità. Quindi lo vediamo spesso vestito da pirata, oppure l'ho visto con la pasta in mano, però la faccia, io vado a fondo, no? La faccia mi ha sempre comunicato un po' di disagio, anche perché lui non è un uomo di spettacolo, è un uomo di sport fortissimo, e quindi secondo me quello era il suo tallone di Achille che mi ha colpito. L'ho studiato bene, l'ho fatto, e quindi è un serial killer, sono un serial killer, l'ho studiato a fondo, e sarà quello lì il campo in cui vado ad attaccare, diciamo così, Sinner. Senti, lavorare con la Jalappa a livello di creatività anche, che spunti nuovi ti ha dato? Perché noi ti abbiamo visto a teatro, è molto interessante lavorare con la Jalappa. Del resto, se vanno avanti con questo successo da tanti anni, il segreto c'è. Il segreto è che loro creano un gruppo. Noi i comici che fanno parte di questo cast non lavorano per conto proprio, non c'è faccio il pezzo, invece c'è un gruppo che collabora, che dà un'idea all'altro, c'è una complicità che in questo campo, che io vedo spesso, io lavoro in radio, mm-hmm. vedo spesso adesso ultimamente collaborazioni tra cantanti, no? I cantanti si mettono insieme e fanno un successo, non è come tanti anni fa che tu vedevi Alberto Sordi, mm-hmm. Manfredi e facevano, no, i comici, invece in questa parrocchia qua della Jalappa i comici si danno le idee uno con l'altro, si scambiano opinioni, perciò è questa la cosa bella di lavorare con la Jalappa, perché c'è una forte creatività e una forte collaborazione fra tutti noi, è un bel gruppo, molto bello. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Jalappa Show? Il 21 di ottobre, lunedì, sull'8 alle 21. Grazie mille. Ta 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 ta, Jalappa Show.